Noi ci siamo, ma non faremo le comparse. Dopo quasi 3 ore di incontro a Palazzo Chigi, Matteo Salvini sintetizza così l'esito del confronto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La Lega, con Fratelli d'Italia e Forza Italia, scriverà i decreti insieme alla maggioranza, ma chiede di aumentare lo stanziamento previsto a 100 miliardi di euro. Il Premier chiede una sorta di moratoria sugli attacchi gratuiti, invito accettato dalle opposizioni che rivolgono l'appello anche ai 5 Stelle. Intanto domani il governo dovrebbe varare il decreto di proroga delle misure di contenimento fino al 13 aprile. A seguire ci sarà un decreto dedicato alla liquidità delle imprese. Un decreto subito nel giro di 3 giorni per dare liquidità alle imprese e uno prima di Pasqua con il rinnovo dei fondi per la cassa integrazione, il reddito di emergenza per gli autonomi e per chi è ai margini del lavoro nero e una nuova sospensione dei tributi locali e nazionali. La roadmap del governo per lenire la crisi innescata dal coronavirus è tracciata. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha annunciato che questi provvedimenti libereranno 500 miliardi a garanzia dei prestiti, risorse che verranno immesse nel sistema per sostenere la produzione e aiutare le famiglie. Il sito dell'INPS è andato in tilt questa mattina, quando migliaia di persone hanno cercato di accedere per richiedere il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi. A metà giornata l'istituto ha chiuso tutto. Il presidente Pasquale Tridico ha denunciato attacchi di hacker e prepara nuove disposizioni. Da domani il sito sarà accessibile dalle 8 alle 16 per patronati e consulenti, poi per i cittadini, una platea stimata di 5 milioni di persone. Fa discutere la circolare del Viminale che ricorda come sia consentito ad un genitore per volta portare i bambini a passeggio nei pressi dell'abitazione e in condizioni di sicurezza. Tra i primi a criticare la decisione ci sono i presidenti di Lombardia e Campania che temono così di vanificare gli sforzi messi in campo finora. Anche il leader della Lega Matteo Salvini critica il governo osservando che mancano mascherine e ossigeno e il ministro dell'Interno liberalizza le passeggiate condominiali. A difesa della misura si schiera invece la sottosegretaria al lavoro, Francesca Puglisi, che parla di misura di buonsenso. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.